Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, prima parte della trasmissione che la dedichiamo a quanto sta avvenendo nel mondo, ma non è un qualcosa di recente. Siamo in guerra, la domanda che ci stiamo ponendo tutti, una domanda a cui Magdi Cristiano Allam ha trovato una risposta. Sì, siamo in guerra. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei ha condensato nel suo volume Islam siamo in guerra, quindi non c'è dubbio che siamo in questa situazione. È la frase testuale pronunciata dal presidente francese Hollande la sera del 13 novembre, giorno delle stragi che hanno insanguinato Parigi, ma anche il 10 dicembre il ministro della difesa americano Ash Carter ha detto la realtà è che siamo in guerra. Papa Francesco ha detto questa è la terza guerra mondiale. Quindi il messaggio principale è che dobbiamo finalmente prendere atto che siamo in guerra e che in guerra o si combatte per vincere o la si subisce comunque e si finisce per essere sconfitti e sottomessi. Non ci sono fughe mentali quando siamo in guerra. Lei ha scritto questo volume, Islam siamo in guerra, però prima dei fatti di Parigi, per carità, i fatti di Parigi del 13 novembre, a cui sono preceduti tanti fatti, il bardo, la Tunisia, la strage in spiaggia, Charlie Hebdo, ma andiamo indietro, Londra, Madrid, le Torri Gemelle, Libano, piuttosto che, insomma, è infinita la lunga serie di attentati terroristici. Quindi è da un pezzo che siamo in guerra, Papa Francesco l'ha detto credo un paio d'anni fa, quindi siamo in guerra da quando? Siamo in guerra da quando si è creata una realtà di terrorismo islamico globalizzato e questa guerra ha assunto una dimensione nuova quando questo terrorismo è diventato autoctono ed endogeno. Parigi ci fa toccare con mano la realtà di terroristi islamici europei, nati in Europa, cittadini europei, che colpiscono altri cittadini europei all'interno stesso dell'Europa, condannati indistintamente di miscredenza, di essere nemici dell'Islam. A Parigi hanno sparato nel mucchio contro persone che sedevano ai bar, ai ristoranti, all'interno di una sala concerti. Quindi il messaggio è che noi non vi colpiamo per ciò che fate, ma per ciò che siete. Questo è un aspetto importante. Questo terrorismo islamico non è di natura reattiva, è di natura aggressiva. Ci massacrerebbero comunque, anche se ci comportassimo nel migliore dei modi possibili. E mentre in passato le guerre avevano una linea di demarcazione tra gli alleati e i nemici, oggi il nemico è dentro casa nostra, è uno dei nostri. E questo è quello che rende questa guerra, la si definisce asimmetrica, anomala, ma sicuramente è una guerra molto più insidiosa. È una guerra estremamente difficile da prevenire e da reprimere. Lei nel suo titolo parla di Islam, siamo in guerra. Sì. Non è esagerato generalizzare che cioè, l'Islam è una fede, una religione, c'è 1,5 miliardi di islamici nel mondo, però per fortuna il gruppo dei terroristi, quelli affiliati a ISIS, sono una infinitesimale parte. Perché dire Islam? Io sono stato musulmano per 56 anni. So benissimo che tra i musulmani ci sono tante persone moderate, tante persone per bene, tante persone che rispettano le nostre leggi con cui noi possiamo dialogare e possiamo convivere. Quindi le persone possono essere moderate, ma l'Islam come religione, per ciò che Allah prescrive nel Corano, per ciò che ha detto e soprattutto ciò che ha fatto Maometto, perché è la figura di Maometto quella centrale, perché è lui che ci dice di aver ricevuto una rivelazione divina attraverso l'Arcangelo Gabriele, non è moderato. L'Islam non è moderato, i musulmani come persone possono essere moderate. Noi quindi dobbiamo sempre distinguere tra le persone e la religione. Ognuno ha una sua specificità, ciascuno di noi è depositario
di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà, ognuno risponde dei propri atti, e questo è il fondamento dello Stato di diritto, ma non possiamo abdicare al nostro diritto e dovere di usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti di una religione che è fisiologicamente diversa. Come la Bibbia va interpretata, perché anche nella Bibbia ci sono passaggi cruenti, non viene fatto questo da parte dei credenti islamici anche per il Corano? È quello che sta dicendo, viene preso alla lettera il Corano, cioè qual è l'inghippo? Perché allora, è una guerra di religione quella che stiamo vivendo? Allora, noi non saremmo qui a parlare se non avessimo di fronte delle persone che nel nome di Allahu Akbar, Allah il più grande, invocando versetti coranici, evocando Maometto, non ci massacrano, non sgozzano, decapitano, si fanno esplodere. Quindi sono loro stessi che ci dicono che si ispirano al Corano, che si ispirano a Maometto. Non può essere strumentale per un disegno politico economico di qualcuno che poi sfrutta così la fede estremista, perché io faccio anche fatica a pensare che un ragazzo di 20 anni, se non è cresciuto, addestrato, alterato, insomma, voglia farsi saltare in aria. Alterato è la parola giusta, ha subito un lavaggio di cervello. Questo lavaggio di cervello avviene attraverso l'uso di ciò che Allah prescrive nel Corano, attraverso l'uso di ciò che ha detto e ha fatto di Maometto in luoghi fisici, che sono talune moschee, in luoghi virtuali, che sono alcuni siti jihadisti dove si propaganda la guerra santa islamica. Allora, chiariamo ai nostri telespettatori che non si richiede in alcun modo, e sarebbe un'idiozia e una follia, combattere 1,5 miliardi di musulmani nel mondo. Noi non dobbiamo neppure combattere i musulmani che stanno in Italia o in Europa. Dobbiamo fare qualcosa che è assolutamente legale e doveroso, cioè salvaguardare il nostro diritto ad essere pienamente noi stessi dentro casa nostra. Cioè, questa è la missione. E in quest'ambito anche a essere laici, poi. Perché? Assolutamente, assolutamente, ma in quest'ambito noi dobbiamo chiarire a tutti i musulmani e a tutti coloro che scelgono di vivere nel nostro paese che ci sono le leggi laiche dello Stato che devono essere rispettate, che ci sono delle regole su cui si fonda la civile convivenza che devono essere ottemperate, ci sono dei valori che sostanziano la nostra civiltà, la sacralità della vita, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta, compresa la libertà di un musulmano di abiurare l'Islam e di convertirsi al cristianesimo senza essere condannato a morte per apostasia. Se tutto questo viene rispettato, ed è anche il mio caso, se tutto questo viene rispettato, temperato e condiviso, i problemi non si pongono. I problemi si pongono perché questo non avviene. Ma ISIS come nasce e qual è l'obiettivo? Perché sentiamo proprio di ieri la notizia, tra l'altro a Roma c'è stato questo incontro per decidere il destino della Libia, perché dalla Siria si starebbero spostando, tant'è vero che Tobruk e Tripoli starebbero pensando ad un accordo, si stanno spostando in Libia. Poi dalla Libia il passo potrebbe essere molto breve alla Tunisia, la Tunisia che è l'unico paese della primavera araba che in qualche modo a fatica è riuscito a dare valore alla vera primavera araba. Quindi l'ISIS, quali sono gli obiettivi dell'ISIS e che passi sta facendo? Ma sulla primavera araba io ho molte, molte riserve. Teniamo presente che dei circa 30.000 terroristi stranieri che si ritiene combattano insieme all'ISIS, 6.000 sono tunisini. Cioè la partecipazione dei terroristi tunisini all'ISIS è in assoluto la più significativa. Quindi sulla moderazione della Tunisia e sulla validità della primavera araba, io ritengo che sia stata la più grande menzogna mediatica di questo nostro millennio per favorire l'avvento al potere principalmente dei fratelli musulmani, che in Tunisia si chiama Annada. In Egitto ci sono riusciti per un anno, poi l'esercito è intervenuto dopo che la popolazione, 24 milioni di egiziani, sono scesi per strada dicendo che non ne potevano più
del regime dei fratelli musulmani. Comunque è indubbio che oggi l'Italia deve intervenire, bisogna stabilizzare la Libia, parliamo di 300 chilometri dalle nostre coste, dobbiamo assicurare che la Libia non diventi l'avamposto da dove i terroristi islamici vengono a colpire all'interno dell'Italia. Oltretutto, ce l'hanno già detto, dopo la Libia toccherà a Roma, dopo le stragi di Parigi hanno detto dopo Parigi toccherà a Roma, a Londra e a Washington. Quindi noi non possiamo attendere che arrivino loro nel momento in cui occuperanno la Libia, dobbiamo andare noi in Libia per, come dire, assicurare che la Libia venga stabilizzata, e lo dobbiamo fare con quei paesi arabi, in primis l'Egitto, che dispongono di un esercito di terra capace di combattere sul terreno. Perché quindi il problema bisogna inviare delle truppe? Perché se noi pensiamo alla posizione dell'Italia, una posizione che da molti viene definita posizione ambigua, c'è il Premier Renzi che dice non voglio che sia una Libia bis, e penso che ci sia una condivisione trasversale sul fatto che in Libia si sia destituito un regime che in qualche modo però garantiva l'equilibrio, così come magari in altri parti, in Iraq, cioè forse c'è un pentimento su azioni irresponsabili che sono state fatte, che hanno innescato una polveriera. Ecco, lei parla di truppe di terra, però la posizione dell'Italia in questo momento non è interventista, sta alla finestra. Che cosa bisognerebbe realmente fare? Allora, indubbiamente l'aver scalzato dal potere Gheddafi è stato un madornale errore di Sarkozy. Tuttavia noi oggi non possiamo continuare nell'autocolpevolizzazione e nell'approfondimento gli errori che ci sono stati. Noi oggi dobbiamo fare ciò che serve per difenderci, fare ciò che serve per salvaguardare il nostro diritto ad essere noi stessi dentro casa nostra. Se i terroristi islamici controllano dei territori e se noi vogliamo riscattare questi territori, non c'è alternativa, ci vuole un esercito di terra che faccia questo compito. L'Italia non lo può fare perché purtroppo, a furia di tagliare le risorse dell'esercito, ed è stato un errore secondo me anche eliminare il servizio di leva, che trasmetteva alle nuove generazioni un senso di responsabilità, di partecipazione, del dovere e del sacrificio. La Libia, la campagna di Libia ha segnato profondamente gli italiani, per carità, magari i nostri nonni non ci sono più, quelli che l'hanno vissuta, quindi c'è anche una forma. Poi l'Italia non ha voglia di andare in guerra con le truppe, cioè lei è convinto che bombardando si risolva, tanto più che i terroristi poi ce li abbiamo in casa, perché sono le seconde generazioni, quindi non sono quelli che arrivano dal Mediterraneo, sono quelli che possono essere il vicino di casa insospettabile. Sono due fronti di guerra, sono veri entrambi i fronti di guerra. Quindi noi dobbiamo, laddove controllano dei territori e da dove ci minacciano, noi non possiamo continuare a praticare la politica dello struzzo, a non guardare in faccia alla realtà, soltanto perché non abbiamo più la possibilità di scegliere. La verità è che mentre la Francia ha un esercito e quando decide la scelta la fa, noi questo non lo possiamo fare perché abbiamo, come dire, destrutturato, indebolito sia le nostre forze armate sia le forze dell'ordine all'interno dell'Italia. Noi dobbiamo riscattare dei territori laddove loro occupano questi territori, e all'interno di casa nostra dobbiamo bonificare tutto ciò che rappresenta una filiera dove attraverso il lavaggio di cervello si trasformano delle persone in robot della morte. Senta, lei parla di Italia, ma l'Italia non può andare da sola, quindi certo. Lei è favorevole a questa coalizione internazionale, quindi noi dovremmo appoggiare quello che sta facendo la Russia con Putin, cioè qual è lo scenario per combattere l'ISIS? Io credo che in Libia l'Italia dovrebbe e potrebbe assumere la leadership di una coalizione che metta insieme sia delle forze da specificare per quella che è la loro natura, dell'Italia, della Francia, della Gran Bretagna, sia dell'Egitto,
l'Egitto è il paese chiave in quell'area. L'Egitto ha un esercito poderoso, ha un esercito disposto a combattere sul terreno. Il presidente egiziano al-Sisi è determinato a combattere il terrorismo che sta sia dentro l'Egitto, sia sul fronte orientale, cioè la Libia, anche perché chi perpetra attentati criminali nel Sinai è legato all'ISIS, che ora è presente quindi anche in Libia. Il punto nevralgico in questo momento è la Libia, non è più la Siria, non ha senso bombardare in Siria, non è più l'Iraq. Sono più fronti. Bisogna combattere su più fronti. Quindi poi la partecipazione della Russia, degli Stati Uniti è altamente auspicabile. Sul fronte sia siro-iracheno sia quello libico, il paese più problematico è la Turchia di Erdogan. Lo Stato islamico dell'ISIS non potrebbe sopravvivere per 24 ore se non fosse sostenuto dalla Turchia di Erdogan. La stampa indipendente turca, prima ancora di Putin, ha accertato che il petrolio che viene estratto da una sessantina di pozzi petroliferi nel territorio occupato dall'ISIS viene venduto attraverso la frontiera della Turchia. Dalla Turchia arrivano le armi all'ISIS. Quindi se la Turchia viene inserita nell'Europa si farebbe un errore madornale. Errore madornale, cioè. Anche se mi sembra che l'Europa abbia stabilito che se la Turchia si tiene 2 milioni di profughi ci saranno dei contributi. Cioè, volevo un po' capire in questo panorama molto magmatico, perché anche nell'ambito della coalizione internazionale mi sembra che gli Stati Uniti si stiano defilando rispetto a interventi che magari in passato sono stati sbagliati, penso in Iraq, in Afghanistan, questa volta in una posizione più morbida. Cioè, l'ISIS si poteva eliminare prima? Sicuramente si sono commessi degli errori nel momento in cui nel 2011, all'insegna della menzogna mediatica della primavera araba, si è ritenuto di dover colpire e eliminare dal potere dei regimi che erano odiosi, che erano dittatoriali, ma erano laici. Parliamo di Saddam Hussein, parliamo di Assad, parliamo di Gheddafi o anche di Ben Ali. Ben Ali in Tunisia, Mubarak è in Arabia Saudita, è rifugiato in Arabia Saudita, anche Mubarak in Egitto. Bene, questi errori sono, come dire, quello che ha destabilizzato queste aree e ha consentito l'affermazione graduale di un radicalismo, di un estremismo, di un terrorismo islamico sempre più accentuato. Si è cominciato con il dire dobbiamo sostenere le forze che rappresentano la rivoluzione. Questo è l'errore dell'Occidente. Questo è l'errore dell'Occidente. Ma l'errore di chi? Quindi abbiamo dato armi, abbiamo dato soldi al cosiddetto esercito siriano libero, che poi si è scoperto che erano fratelli musulmani in gran parte. E come dire, dai fratelli musulmani si sono poi diramate delle costole che si sono chiamate il fronte al-Nusra, il fronte della vittoria, che poi si è alleato con Al-Qaeda e che poi ha dato vita anche all'ISIS. Perché quando si innesca un processo che era stato avviato, non è che l'ISIS è il gruppo più violento, famelico, anche Al-Qaeda era su quei passi, no? Tanto per capire anche qual è la posizione del mondo arabo rispetto all'ISIS, quanti stanno zitti e assecondano, quanti hanno realmente la voglia di combattere, cioè che cosa c'è dietro questa avanzata dell'ISIS? È una guerra di potere, una guerra di religione, un'islamizzazione del mondo, cioè, perché poi è anche una guerra interna alla fine. Sicuramente è anche una guerra interna. L'ISIS nasce come realtà che stabilizza ciò che Al-Qaeda aveva iniziato. L'ISIS nasce in Iraq come una realtà che segue quanto il rappresentante di Bin Laden in Iraq, al-Zarqawi, era riuscito a costituire una sorta di mini stato sunnita nel centro dell'Iraq. È da lì che inizia l'ISIS. E quindi l'ISIS è una, come dire, una conseguenza di Al-Qaeda, è una successione della realtà di Al-Qaeda in Iraq. Poi è chiaro che ci sono degli stati
la Turchia, l'Arabia Saudita, il Qatar, il Kuwait, che erano interessati a sostenere i sunniti contro gli sciiti, quindi contro Torniamo l'Iran. Torniamo su questo punto subito dopo la pubblicità, proprio per capire qual era l'interesse, insomma, per capire questo scacchiere che è molto difficile poi alla fine da visualizzare. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio, stiamo cercando di capire cosa sta avvenendo nel mondo alla luce appunto di questa avanzata dell'ISIS e lo facciamo con Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore. Ci stava spiegando il ruolo dell'Arabia, del Qatar, di questi paesi che, sunniti che sembrano assecondare, no, l'avanzata dei terroristi. Insieme agli Stati Uniti e all'Unione Europea hanno sostenuto il fronte dei sunniti, i fratelli musulmani in Siria, in Iraq, e il risultato è che hanno favorito l'affermazione dell'ISIS, dello Stato islamico dell'ISIS, e hanno alimentato la conflittualità tra sunniti e sciiti. Quindi oggi ad arman forte ad Assad sono l'Iran, l'Hezbollah libanese, che sono sciiti. E questa conflittualità, come dire, alcuni la percepiscono positivamente, nel senso di dire fin quando si scannano tra di loro, fin quando il conflitto resta in quell'area del mondo, per noi va benissimo. È un errore madornale, perché il terrorismo islamico non è una realtà che si può manipolare. Direi che in questo caso vale il detto, traslato, chi di terrorismo islamico ferisce, di terrorismo islamico perisce. Perché mi faccio capire, ma quindi noi parlo di occidentali, ci saremmo cresciuti una serpe in seno, esatto, e non siamo più in grado di soffocarla, perché nel quadro geopolitico effettivamente non si capisce più nulla, no? Per cui lei prima parlava di guerra chiara con gli avversari e gli alleati, in questo caso è È una guerra autoctona ed endogena, che è estremamente difficile da reprimere e da prevenire. Il caso degli attentati all'interno della Turchia, ma anche degli attentati all'interno dell'Europa, perpetrati da cittadini europei che sono andati a combattere in Siria e in Iraq con l'ISIS e che poi tornano per colpire all'interno stesso dei loro paesi. Questa è una guerra estremamente difficile perché viene perpetrata da microcellule, essendo in pochi a gestire l'attentato, a individuare l'obiettivo, la scelta dei tempi, a reperire le risorse umane e materiali, non lasciano tracce che consentano la prevenzione, e il fatto che siano determinati a morire sia facendosi esplodere o comunque facendosi uccidere, quindi il loro martirio islamico tramite cui loro ritengono che accederanno al paradiso islamico, rende difficile la repressione, perché non abbiamo gli elementi per ricostruire i legami che ci sono tra quella microcellula e l'organigramma della struttura Questo del terrorismo. Questo è assolutamente chiaro, però facendo un'analisi così, una riflessione anche sociologica, perché ragazzi cresciuti in un habitat occidentale sono così radicalizzati? Perché probabilmente si sentono rifiutati dalla società in cui sono cresciuti. Cioè, hanno quasi una rabbia maggiore rispetto a ragazzi coetanei che invece rischiano la vita su un barcone per cercare una vita migliore. Cioè, come mai ci sono queste due facce di una situazione così esplosiva? Sì. A parte sui ragazzi che sul barcone rischiano la vita, dovremmo parlare. Ce ne saranno anche qualcuno che scappa dalla guerra. Ma i paesi da dove provengono questi ragazzi non sono paesi in guerra, quindi anche su quello bisognerebbe fare chiarezza, così come bisognerebbe fare chiarezza su chi paga, perché le procure siciliane ci dicono che mediamente pagano 1.200 euro a testa. Ecco, allora per cos'è? Una fuga economica?
Penso che possa essere anche comprensibile andare verso se un mondo... Se uno ha 1200 euro in tasca, perché deve salire su un barcone dove rischia la vita e con un decimo di quella cifra potrebbe prendere un aereo di linea dal Cairo, certo, da Tunisi e da Algeri e con la parte rimanente fare il turista in Italia? Sorge il sospetto che non siano loro a pagare, che sia parte integrante di una strategia di islamizzazione dell'Italia e dell'Europa e di infiltrazione del terrorismo islamico, perché gran parte di questi ragazzi provengono dalle coste libiche, che dal 2011 sono controllate da bande terroristiche islamiche. Sono loro che decidono chi sale su questi barconi. In ogni caso, l'Italia non può continuare ad essere l'unico Stato al mondo che legittima la clandestinità e che favorisce attraverso le proprie risorse una autoinvasione. E in ogni caso non è questa la soluzione, perché sarebbe una tragedia per l'Africa essere spogliata delle sue risorse umane, decine di milioni di africani che abbandonano l'Africa, sarebbe una tragedia per l'Europa essere invasa da decine di milioni di giovani africani. Il nostro impegno, e lo potremmo fare con un decimo dei soldi che investiamo per accoglierli, è quello di fare in modo che ognuno possa vivere dignitosamente a casa propria. Ma questo penso che sia un concetto condiviso da tutti. Nel modo più assoluto non lo è, perché se continuiamo ad accoglierli incondizionatamente vuol dire che non è così. Ma allora, se questi non scappano dalla guerra, qualcuno li paga per venire da noi, perché c'è un disegno. E sai perché non vengono pagati per fare i terroristi. Il processo in corso a Roma, denominato Mafia Capitale, delinea un business di circa 40 miliardi di euro in Italia. C'è troppa gente che mangia da questo, come dire, da questa vicenda. Presunta esatto. Allora, noi dobbiamo scardinare questa rete di criminalità che mette insieme terrorismo islamico, mafie straniere, mafie italiane, questa filiera di cooperative, di associazioni cattocomuniste che lucrano da questa realtà, settori dello Stato, settori delle forze dell'ordine che finiscono per rendersi collusi, dell'imprenditoria. Tutto questo è una visione apocalittica dell'Italia. No, è quello che ci dice la magistratura attraverso le indagini in corso. Non è Magdi Cristiano Allan che si sta inventando le cose. Ma questo sistema di connivenza è questo che per il momento ci preserva da azioni eclatanti? Perché continuano... I terroristi continuano a inneggiare ogni volta che fanno un video, è sempre Roma, San Pietro, il Colosseo, insomma c'è una campagna molto spinta mediatica verso il nostro paese, però per il momento, per carità, lei prima diceva sono microcellule, quindi basta che uno si svegli la mattina e decida di fare un'azione, credo che qualsiasi tipo di prevenzione possa essere poi, con i limiti ontologici stessi delle modalità, no? Di questa guerra meschina, vigliacca e invisibile per molti aspetti. Ma intanto chiariamo che i terroristi islamici sono, dal loro punto di vista, assolutamente sinceri e seri, perché non dicono e non fanno nulla che non sia ciò che Allah prescrive nel Corano. E nel caso specifico di Roma, loro si fondano il loro operato sulla base di un detto riconosciuto come autentico da tutti i musulmani, quindi compresi quelli che noi consideriamo moderati, in base al quale Maometto disse che dopo Costantinopoli anche Roma sarà islamizzata. Quindi tutti i musulmani sono convinti che Roma sarà islamizzata. I moderati ritengono che sarà islamizzata attraverso la predicazione, e poi c'è anche il fattore demografico da tenere presente, perché siamo nell'area del mondo che ha il più basso tasso di natalità. Su circa 500 milioni di abitanti dei 29 paesi membri dell'Unione Europea, solo il 16%, pari a 80 milioni, hanno meno di 30 anni. I loro 500 milioni, il 70%, ha meno di 30 anni. Questo dato ci spiega che noi siamo destinati ad essere colonizzati demograficamente in prospettiva. Quindi la minaccia è una minaccia
reale. Se ad oggi non c'è stato un attentato clamoroso in Italia, lo si deve semplicemente al fatto che ci usano come corridoio, come base logistica per radicarsi, per poter operare altrove, e fin tanto che farà comodo loro, come dire, che la situazione sia così, resterà così. Nel giorno, nell'attimo in cui decideranno di operare in Italia, avranno tutte le condizioni per poterlo fare, ma sarebbe sciocco da parte del governo italiano attendere quel giorno. Hollande la sera del 13 novembre ha decretato lo stato d'emergenza, la chiusura delle frontiere, il consolidamento delle forze dell'ordine, dei servizi segreti, delle forze armate, la chiusura di tutte le moschee violente, il controllo rigorosissimo di tutti quelli che entrano all'interno delle frontiere nazionali. Dobbiamo farlo subito in Italia, non aspettare che anche in Italia succeda quello che è successo a Parigi. Torniamo tra un paio di minuti, subito dopo la pubblicità, sempre con Magdi Cristiano Allam. A tra pochissimo. Siamo tornati in studio, con noi Magdi Cristiano Allam. Stiamo cercando di capire, lei parlava di islamizzazione, no? Questo è l'obiettivo, certo, che in qualche modo è nella testa dei terroristi, ma non è... Non solo dei terroristi, l'islamizzazione è un obiettivo che è anche nella mente dei cosiddetti moderati, cioè loro sono convinti che l'unica vera religione è l'Islam, e che l'ebraismo e il cristianesimo sono delle eresie, delle miscredenze, e che pertanto la missione è quella di affermare ovunque nel mondo dell'Islam, che deve diventare l'unica religione dell'umanità. Se noi non comprendiamo questo, facciamo fatica a, come dire, a capire quello che è il comportamento sia di chi opera attraverso la violenza, ma sia anche l'opera di chi attraverso una rete sempre più capillare e diffusa di moschee, di scuole coraniche, enti assistenziali e finanziari islamici, centri studi, centri di formazione, che oggi sono particolarmente dediti ad accreditare il reato penale di islamofobia, cioè vorrebbero che in un paese dove chiunque può dire tutto e di più sul cristianesimo, sulla Chiesa, sul Papa e su Gesù Cristo, ci fosse un'eccezione nei confronti dell'Islam. Si può condannare, criticare tutto e tutti tranne l'Islam. Queste sono entrambe delle realtà di islamizzazione, e questa seconda realtà, che io definisco il terrorismo dei taglialingue, è molto più pericolosa, perché ci sottraggono l'uso della ragione. Vogliono che noi li legittimiamo a prescindere dai contenuti dell'Islam, del Corano, di Maometto. La spogliazione, l'alienazione della nostra ragione, nel momento in cui noi rinunceremo a usare la ragione perché non ci sarà più consentito, quello si tradurrà nella nostra morte interiore, che è la morte peggiore. Ma nel terzo millennio, possibile che una religione, che può essere l'Islam, come tutte le religioni del mondo, sia così intollerante? Perché poi se si parla con gli islamici, ti parlano di un Corano che va interpretato, di un Corano che è pace, amore, che non prevede l'uccisione. Queste sono delle assolute... Io chiedo a lei, non ho conoscenza. Delle assolute fandonie. Il Corano è un testo, e nel mio libro ne riporto tanti versetti. È stato scritto tanti... bisogna anche un po' secolarizzare... Allora, dobbiamo capire che... l'antico Vangelo, se... uno lo legge, però insomma va letto in chiave moderna. Non il Vangelo, ma l'Antico Testamento. Allora, oggi non c'è nessun ebreo e nessun cristiano
che sgozza, decapita, massacra e si fa esplodere nel nome di Gesù o nel nome di Dio, mentre i musulmani lo fanno. Ecco perché siamo qui a parlarne. Sono stati perseguitati, c'è una storia lunghissima di persecuzione, non dei cristiani. Ma tuttora stanno subendo un vero e proprio genocidio. Erano il 98% delle popolazioni della sponda meridionale e orientale del Mediterraneo nel VII secolo, nel 45 rappresentavano il 20%, oggi si sono assottigliati al 3%. E come dire, e si stanno assottigliando sempre di più. Noi dobbiamo comprendere quella che è la specificità della realtà dell'Islam. Mentre il cristianesimo è la religione del Dio che si fa uomo e che si incarna in Gesù, l'Islam è la religione del Dio che si fa testo e che si incarta nel Corano. Per i musulmani il Corano ha la stessa valenza che Gesù Cristo ha per i cristiani. Ecco perché mentre nel cristianesimo fede e ragione convivono in modo armonioso, nell'Islam, se noi dovessimo usare la ragione, fare riferimento a parametri valutativi e critici per entrare nel merito dei contenuti del Corano, metteremmo in discussione Allah stesso. Quindi nella storia coloro che hanno voluto interpretare il Corano hanno fatto tutti quanti una brutta fine. Faccio un nome che è probabilmente conosciuto da chi ci ascolta, Averroè. Quindi il Corano non può essere interpretato, il Corano va spiegato, che è diverso dall'interpretare, e va spiegato perché il Corano è scritto in lingua araba antica, il nostro latino. Nelle scuole si insegna la lingua araba classica, moderna, che è il nostro italiano. Quindi è come se un italiano dovesse accedere ad un testo in latino. Bisogna spiegarglielo, ma non interpretarlo. Siccome il latino io l'ho studiato e anche il greco, nel fare la versione del latino e del greco, dei contenuti, adesso parliamo di tematiche laiche, ma i contenuti vanno anche attualizzati, nel senso che sì, si può fare una traduzione letterale, ma si attualizza il senso con l'evoluzione poi della civiltà, della specie, dei bisogni e anche delle menti. Chi ha tentato di fare questo nell'Islam è stato condannato di eresia. E ha fatto una brutta fine. Quindi l'Islam sono dogmi da accettare. Lo stesso presidente turco Erdogan ha detto non c'è un Islam moderato, è un altro Islam. Ha detto che è offensivo parlare di Islam moderato, e ha ragione, perché il Corano è unico, Allah è unico, Maometto è unico. I musulmani possono essere moderati nel momento in cui si limitano a considerare solo alcune parti del Corano, a considerare solo alcuni aspetti di Maometto, ma si troveranno sempre di fronte a qualcun altro che dirà loro: guardate che state tralasciando le altre parti, state tralasciando gli altri aspetti che concernono Maometto. Magari su 1,5 miliardi di persone. Sì. Spero che la ragione possa, pur nella conservazione di quelle che possono essere le convinzioni religiose. Poi un'altra domanda che volevo farle, rispetto alle altre religioni, perché non c'è solo il cristianesimo, sicuramente il cristianesimo è la più diffusa, ma le altre espressioni confessionali, anche dalla Cina al Giappone, l'India, come si rapportano questo processo di islamizzazione? Riguarda tutti o cioè i miscredenti sono solo i cristiani? I miscredenti, allora, diciamo, all'epoca di Maometto, siamo nel VII secolo. E siamo nel terzo millennio oggi. Per esatto, cui, cioè lui viveva nel deserto dell'Arabia dove, come dire, c'era una realtà prevalente di politeismo. E lo stesso Allah era in realtà il Dio supremo di un pantheon politeista arabo preesistente all'Islam. Il padre di Maometto si chiamava Abdallah, il servo di Allah. Allah esisteva prima dell'Islam, era uno dei 360 idoli che venivano venerati nel pantheon politeista presente alla Mecca, la sua città natale, dove nacque nel 570. Quindi Maometto considera l'ebraismo e il cristianesimo perché sono le realtà che erano conosciute nel territorio del deserto dell'Arabia, e il Corano considera queste realtà e le condanna anche nella loro preghiera quotidiana. Per 17 volte al giorno recitano la prima sura apprente del Corano, che si conclude con l'esortazione ad Allah: dacci la retta via, la via di coloro che hai colmato della tua grazia, non coloro
nei cui confronti sei adirato non coloro che vagano nell'errore. E secondo Maometto, coloro che è colmato della tua grazia sono i musulmani. Coloro nei cui confronti sei adirato sono gli ebrei, coloro che vagano nell'errore sono i cristiani. Per i musulmani, i cristiani sono miscredenti, sono politeisti, li chiamano gli associatori perché credono nella Trinità. Quindi per loro, come dire, aggiungono altri dei al solo culto di Allah. Questo dobbiamo essere consapevoli, queste sono le basi su cui si fonda l'Islam. E in ogni caso, torno a ripetere, noi oggi abbiamo questo problema solo perché ci sono dei terroristi che nel nome dell'Islam commettono queste atrocità. Quindi non possiamo continuare a filosofeggiare se l'Islam sia buono o sia cattivo. Ecco, Oggi appunto, dobbiamo diventa difenderci. strumento di guerra per degli estremisti. È uno strumento di guerra, ma non è uno strumento infondato, cioè non si inventano nulla. Quello che loro Trovano, dicono, diciamo, trovano legittimità, certificazione e legittimità. assolutamente, i versetti 12-17 della sura ottava del Corano, Allah stesso dice: getterò il terrore nel cuore dei miscredenti. Colpiteli tra capo e collo, non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. Torniamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare con Maghdi Cristiano Allama, tra pochissimo. Siamo tornati in studio ancora con Maghdi Cristiano Allam. Io vorrei sapere da lei a questo punto qual è la soluzione politica. Lei un po' l'ha delineata, cioè intervento, guerra, truppe di terra, ma con chi, che schieramento, quale ruolo dell'Italia? La cultura può essere uno strumento. Che visione ha del futuro anche per le generazioni a fronte di un'islamizzazione demografica? Allora, chiariamo che non siamo noi che dobbiamo fare la guerra. La guerra c'è già, la guerra è in atto, è stata proclamata ed è stata sferrata. Noi oggi dobbiamo reagire ad una guerra e in guerra si reagisce combattendo. Questo è un punto fondamentale perché se no passiamo come se fossimo noi i guerrafondai. Noi dobbiamo difenderci. E chiariamo che dobbiamo difenderci per poter essere noi stessi dentro casa nostra. Se c'è una minaccia esterna, e la Libia rappresenta sicuramente una minaccia esterna, ma lo rappresenta anche la Siria e l'Iraq, perché ci sono circa 6.000 cittadini europei che combattono con i terroristi dell'ISIS in Siria e in Iraq. E quando tornano, e l'abbiamo visto anche a Parigi il 13 novembre, massacrano altri Ma cittadini sono europei. veramente cittadini europei a questo Assolutamente. punto? Sì, no, 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 nel senso che sono nati in Europa, ma probabilmente sono rimasti legati alle loro origini. Sono giovani che soffrono di una profonda crisi identitaria. Bin Laden è stato in qualche modo la figura emblematica. Sono realtà che accettano tutta la dimensione materiale della nostra modernità, ma rifiutano la dimensione Questo spirituale. perché sono stati relegati, io penso al Belgio, cioè questi ragazzi che sono cresciuti nel radicalismo, però con lo smartphone, il tablet, i jeans, le scarpe da ginnastica, è perché in qualche modo si sono però sentiti rifiutati, non integrati, perché l'integrazione di fatto non è stata possibile. Questa è la rabbia che in qualche modo può fare, è l'elemento, il grimaldello per la radicalizzazione, per l'estremizzazione. Indubbiamente la nostra civiltà è in crisi. Noi non siamo più in grado di affascinare, di persuadere, di convincere, Di di dare rappresentare. prospettiva anche un Esatto, lavoro, di una ra es realizzazione. esatto, ma questo avviene anche Certo. con i nostri ragazzi, quelli che sono costretti a emigrare, per esempio. C'è una situazione economica, ma c'è anche un venir meno di quello che è l'attaccamento ad una terra e ad una civiltà. Quindi questo vuoto identitario viene colmato dall'Islam, dal radicalismo islamico. Quindi c'è indubbiamente una nostra responsabilità, c'è indubbiamente la necessità, attraverso un processo culturale, di restituire, riscattare, riscoprire la certezza di chi siamo sul piano delle radici, della fede, dei valori, dell'identità, delle regole e delle leggi stesse. Quindi questo è qualcosa che va comunque fatto.
certo, a prescindere, ma nell'immediato noi oggi dobbiamo contrastare una realtà che ci uccide dentro casa nostra. Come mai l'abbiamo sottovalutata? Perché ISIS in qualche modo era una realtà che è stata creata dagli occidentali, gli si è ritorta contro? No, non è stata creata dagli occidentali, no. Noi abbiamo peccato di buonismo, di qualunquismo, di menefreghismo. No, non commettiamo l'errore di autocolpevolizzarci per tutto ciò che succede nel mondo. Anzi, dobbiamo affrancarci da questa autocolpevolizzazione. Però dall'America mi pare che sono arrivati messaggi anche di ammissione di sbagli. Sicuramente. Equivoci anche. No, gli sbagli sono stati fatti, ma non è l'Occidente che ha creato l'ISIS. L'Occidente ha commesso degli errori che hanno favorito l'ISIS, Ma il terrorismo islamico non è, come dire, reattivo. Non è che cioè nel mondo ci sono tante sacche di povertà, di ingiustizia, di disperazione, ma non c'è terrorismo. Il terrorismo c'è soltanto quando c'è un burattinaio che usa i burattini. Il burattinaio, per esempio, è la Turchia di Erdogan. Il burattinaio è l'Arabia Saudita. Quindi è potere sempre. È il potere. E chi gestisce un potere? Il potere di vendere il petrolio. Il burattinaio sono i leader di Hamas, sono i leader dei fratelli musulmani. Il petrolio c'entra sicuramente in questo discorso, le armi c'entrano, il business della ricostruzione c'entra, tutto questo. Anche questo è da evidenziare, che spesso non si tiene conto, no? Distruggere, bombardare, massacrare per poi ricostruire. Per poi ricostruire. Ma non commettiamo comunque l'errore di immaginare che quella realtà è completamente addomesticata e addomesticabile. È una realtà con cui noi ci scontreremo, cioè anche coloro che hanno favorito l'avvento del radicalismo e del terrorismo islamico ne pagheranno le conseguenze, perché non è una realtà con cui si può scendere a patti. Loro credono veramente di essere investiti della missione di affermare ovunque nel mondo l'Islam. Quindi però dobbiamo... da che mondo è mondo? Cioè, la maggior parte del genere umano, per fortuna, reagisce alla violenza, perché sia uno può anche nascere e crescere nel radicalismo, ma a un certo punto si stanca del bombardamento, della violenza, della barbarie e reagisce. Come può la popolazione che subisce, a prescindere dalla religione, fare un colpo di reni? Io penso sempre alle donne, no? Donne che soprattutto nel mondo così dei terroristi vengono trattate male, e dove la parità non è riconosciuta neanche in situazioni, chiamiamole così, moderate. Quale può essere la forza propulsiva verso la libertà, verso il bene, perché poi sono anche valori umani che io stento a non vedere che uno agogni. Io sono nato nel 1952 in un paese a maggioranza islamica, l'Egitto, dove per 20 anni, i miei primi 20 anni, non c'era terrorismo islamico, ma non c'erano neanche donne velate in giro per la città. Al mare le donne musulmane non avevano remora a indossare il costume da bagno, perché lo Stato era laico, ed era laico perché aveva messo fuori gioco i fratelli musulmani, gli integralisti islamici. Nel momento in cui il riferimento è la laicità, allora noi possiamo creare un contesto di musulmani moderati, ma dove si afferma, ad esempio nel caso specifico delle donne, la pari dignità tra uomo e donna. Nel momento in cui invece sulla scena pubblica compare qualcuno che con il Corano in mano dice l'Islam è l'unica soluzione e tutte le risposte ai problemi quotidiani sono nel Corano, a quel punto si crea un processo involutivo che ha fatto sì che più donne velate circolassero per le strade del Cairo, più uomini barbuti.